Disagiati! Disagiati! Quinta puntata di Temptation Island. Questa sera, come vedete, Stefania non c'è nuovamente perché è tornata al mare. No, non è vero. Sempre al mare. No. Ma cosa va a fare al mare? No, è a casa che guarda le gatte, le mice. Vi ricordo che poi ne mancherà solo più una la prossima settimana, quindi lasciate ancora i like. Siamo arrivati ai falò. E mi raccomando, sostenete la serie, ma continuate a guardarci anche quando finirà Temptation Island, mi perché arriveranno un sacco di nuovi format. Detto questo, bando alle ciance. Via! Via! Via. Un nuovo giorno nel villaggio delle fidanzate. Ma vi annuncio che l'erba appena tagliata nell'Ismorus Relè prenderà una piega assolutamente inaspettata. Filippo, Filippo. Devono cambiare un po' il copione, Filippo, per il prossimo anno, posso dire. Hai le potenzialità per essere più. Tu sì, non sei questo, Filippo. D'accordo. Tu non sei questo, sei di più. Vedrà infatti come ha reagito il fidanzato Manuel dopo aver visto l'avvicinamento tra lei e il singolo Alberto. E questo cambierà le cose definitivamente. No, Definitivamente. Mi dico la sincera verità? Stai guardando solo un uomo, vero? Che catarifrangente, cazzo! Anas! So che quel porto sicuro ci sta sempre, Francesca, no? So, mi sento sempre che ci sta. Sta merda. Sta merda! Così mi piace, bravo! Cioè, il porto sicuro, ma che cazzo è? L'ho lasciato, ripreso, l'ho lasciato, ripresa. Devo essere forte a fare quello che faccio, ma non rimangiarmelo più per lei, anche per lei lo sto facendo. Raga, è un eroe lui. Lo sto facendo per lei, cazzo. Lo sto facendo per lei, bravo, Manuel! Grazie, Manuel! Grazie, Manuel! Bravo! Comunque lui deve essere più forte. Comunque possiamo dirlo. Ma forse era raggiunta questa si sta sacrificando più lui che Perla addirittura. Assolutamente. Sì. Ti ma rifletta ancora, ripensarci di quello che voglio, ok? Cosa vuoi? E ad oggi voglio... Cosa vuoi? Voglio la mia libertà. Volevi... Boh! Boh! La sua libertà, vabbè, raga. Ha raggiunto questa consapevolezza. Ci sta. L'importante è che però la vuole poi per sempre, non è che torna. L'importante che vada lì al falò e dica, guarda... Voglio la mia libertà. Io voglio la mia libertà, voglio ci stare sta. Single. Ci sta. Sono piacere, perfetto. Ho capito di aver sbagliato. Perché lei si era anche fossilizzata tanto, no? Che c'è stato solo Manuel, no? E sta cosa io egoisticamente forse l'ho pure... un po' sfruttata, no? Sfruttata, è brutto dirlo, no. Però... Sì, però l'hai sfruttata. Quale sfruttata? Non stai dicendo una cazzata? In quel momento di debolezza, come dice lei, che c'ho la febbre, e io ho cercato lei, ok? Ma che sua madre? L'ho dato in un modo sbagliato, però io mi sento di aver dato tutto nella relazione con lei. Sto così, mo. Certo. Sono convinto di quello che vado a fare. Vabbè, lui aveva bisogno di vedere lei, magari con un altro. L'ha visto, sì, ha capito che non gli ha fatto né caldo né freddo. Boh, è finita lì. Basta che sia questa la decisione definitiva. Lo accendiamo. Che quello che forse era amore non è amore a questo punto. Bravo. Oh. Era semplicemente una forte dipendenza e per me... Oddio, sta andando tutto giusto. Una forte dipendenza. Brava, Francesca. Vorrei rimanere qua con voi, ma perde di senso il motivo per cui io sono venuta qua. Brava, andiamo, vai. Lei posso dire che secondo me è la migliore di questa edizione. Sì. Burrasca l'Ismorus René. Ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato con il suo fidanzato. Il fuoco che stiamo per accendere sarà alimentato dalla più grossa pietra focaia di tutta la Sardegna. La tua fidanzata ha richiesto un falò di confronto anticipato. Ebbene sì. Amo, non te l'ha andato. Palesemente rincorsa da un toro l'Ismorus René. Beh, le corna c'erano. Lui vestito per andare a prendere il tè in un negozio di sì, antiquariato. Sì, 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 sì. Se avrà accettato questo confronto, lo vedrai arrivare da là. Spero per lui di sì. Dai Manuel, ti muovi, tanto lo sappiamo che viene. Guarda lei. Adesso prendere le nacchere. E dove sta sto maricon? Attese che non servono a niente. Cioè, lo sappiamo tutti che arriva. Ci metto di meno a vincere la Champions con la Juve. E ho detto tutto. Questa è Marotta che aspetta il nuovo portiere dell'Inter. Sì. Beh, non ci credo che non ha accettato. Allora, sì che arriva. Pazzesco che hanno dovuto fare più di 3 minuti di attesa perché non c'è contenuto. C'è da superare 2 ore e mezza. Però fa salire l'attesa. Raga, le madame che guardano questo fanno... Oh, le madame! No, raga, no. No. Raga, non si presenta. Al marito che scorreggia sulla poltrona. Sì, sì, abbiamo mangiato i fagioli. Io te l'avevo detto, Carlo, che non veniva questa. Carlo... Carlo Boia Bastard, quel crinas, non si presenta, no, voi lo sapevo, siete tutti uguali voi uomini, è un sorriso nervoso. No, un sorriso che si è rotto a cazzo pure, no, lei, Filippo, raga. Dai. Accettato, Eccolo! Non ci posso mai... Mentre parlava, ma non sono riuscito neanche a fare il momento con la musica che arrivava, è arrivato a cazzo. Io sinceramente non l'ho mai obbligato a stare con me, anzi, semmai il contrario. Io forse ho sbagliato solo a permettergli di fare un po' come voleva. Un pochino. Un po'. 5 volte. 5 volte. La seconda sei strutto, tu, la terza, la quarta, la quinta sono io che te lo permetto. Brava! Brava, brava, brava. Bel percorso, brava. E non si molla adesso, è fino alla fine. Mi sono scritto e visto con altre persone. Vabbè, ma
lei lo sapeva, penso, no? Lei forse sapeva del primo tradimento. Il primo tutte sì. Le volte forse non lo sapeva, no, mi no. Pare. Ho passato i primi giorni qui dentro di me, ma di me vera. Immagino. Ti assicuro che... Cazzo dice? Cazzo dice, Manuel? Che iane! Tu sei stato malissimo in due giorni. Ti assicuro che sei stato malissimo. Ecco. Ho mangiato. Pure lui. Sì, tutta la notte. Non mangiavo. Perché sta... Te l'ho detto, non mangiavo. No, ti dico allora, di Greta, ascoltami, metto... se vuoi parlare di Greta ne parlo prima io, perché siamo arrivati qui dentro, brutto coglione di me. Lei è una signora comunque, qualcuno l'ha scritto. Lei si è messa il caschetto da carpentiere e è salita su una cazzo di... Betoniera. La betoniera. E lo sta asfaltando. Se avevo voglia di parlare con Greta... Se avessi avuto voglia. Ok. Già mi fa volare, già mi fa volare, mi fa volare. Che bello. Ma questa è una delle più grandi asfaltate di sempre comunque. Che asfaltata. Allora, la correzione grammaticale non l'avevo mai vista. Diciamo che avere 100% ragione ti aiuta, nel sì, falò. Ti aiuta. Qua abbiamo proprio il 100%. Ti fa acquisire sicurezza. Il sì. Fatto che poi il tuo fidanzato non sappia coniugare i verbi ti dà ancora più forza. Mi mettevo in mezzo e l'avrei fatto. Non l'ho fatto, ok? Certo. Non l'ho fatto. A Greta piace un'altra persona. Non l'ho fatto. Esatto, Greta con Mirko sta. Aspetta, io infatti sono stata lasciata 5 volte per il mio carattere, vero? Aspetta. Non perché tu devi andare di fiore in fiore. Ma il tuo carattere... Sto volando nell'iperspazio. Vabbè. Uno ha già voglia di evadere, no? Giustamente... con il tuo carattere che lui è il limite delle lacrime per quanto lo lui non può lo fare sta nulla chiudendo. È inchilito però non dovrebbe neanche far nulla, dovrebbe solo chiedere scuse e basta. Con il tuo carattere che mi pressava di più e non ce la faccio più e andavo via. Fammi fare una scoppa. Sì, penso. È così. Parliamo come si mangia. Parliamo come si mangia, giusto. Senti, mi stai buttando solo a me. Chissà io perché. Ho visto i primi video. Sei una bellissima persona. Aggiornamenti sulla tua relazione tossica. Sei una bellissima persona. Grazie per essere una persona migliore di me. Che bello, ma che bello. Potevo risbagliare i ricarti e rifarti un altro dispiacere che non ho voluto. Lui non ha voluto, non che lui non ha voluto. Potuto. Lui ma non aspetta, ha voluto. Però, occhio perché lui si sta alterando, Qui vuol dire che sta soffrendo. Tu nella mia vita mi hai dato tanto. Oddio, e ringraziato tu hai stato. Mi hai lasciato? No, però qui c'è. Guarda, indica il cuore. Sì. Guarda cosa mi hai lasciato. Tu fai come cazzo di a me non me ne frega un cazzo. Quello a cui sei arrivato tu. Io ti dico. Non hai capito? Filippo, puoi votare per favore il secondo video? Conduce anche il programma. Ma lei che ormai. Roba. Che pazzesco. Ma porta lei la gente al pinnetto. Per rispetto, e l'amica sua mi prende per il culo. E dice c'ha la fidanzata cornuta a casa. Phil, io ho sempre parlato bene, qua lo sanno tutti. Phil, io non so più cosa fare. Phil, non tirare fuori. Non tirare fuori questo video, per favore. Cioè, lui sta chiedendo palese. Questo è un grido d'aiuto, sì, ragazzi. Sì. Questo è un grido d'aiuto. Sì. Poverino. Vuoi parlare tranquillamente? Poverino. Vuoi parlare tranquillamente? Poverino. Vuoi parlare tranquillamente? Poverino, tranquillamente. Poverino che ti butto hai ragione. Ma lui non può neanche controbattere. No, cosa devi fare? È il classico momento in cui, come quando vai a caccia, se ti sta attaccando un orso, ti fingi morto. Sei una persona d'oro. Io ti ricordo, io qua potevo andare oltre, mi sono fermato. Ma con chi? Ma non è vero! Ma con chi sì, ma guarda che bisogna... Con Daniele! Cioè, devi premiarlo! Poteva e non l'ha fatto! Ok, tu, fuori, fermato. Sei andato oltre e non ti sei fermato per me. Qui è Ghetto Girl, E se metti, andavo e mi scrivevo con una ragazza e mi ci vedevo, perché ti avevo lasciato. Oh, finalmente si è giocata la carta. L'ha tirata ma io non ti ho tradito. Quindi il tradimento è stato solo la prima volta che non l'aveva ancora lasciata. Poi le 5 volte che l'ha lasciato non è però, nulla. Possiamo dirlo, è un po' come quando tu, che ne so, sei in un altro fuso orario e vai a letto con un'altra. Cioè, comunque se non è nello stesso fuso orario non è tradimento. Sei scesa qua con la cattiveria, hai rinnegato 2 anni e mezzo di storia e tu lo sai. Che? Questi sono stati assieme. 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo. Però togli 5 volte che l'ha lasciata. Cioè, togli volta... almeno 5 mesi. Ma è incredibile! 2 anni! Cioè, incredibile! La lasciamo ogni 4 mesi, cioè, è una cosa incredibile. Io non capisco comunque cosa si aspettava lui. È andato lì aspettandosi cosa. Ma non lo so, ma infatti. Lei diceva, poverino. Grazie per aver capito. Poverino, grazie di tutto. Quello che mi lasciava se andava a fare scoppie mi faceva stare male a me. Vabbè, mi facevi sentire nessuno, sbagliata. Dai. Non so nessuno, tanto sono solo questo, Teddy. Lui ancora non si è reso conto. Tra poco cade dal tronco lui. Quello del ring si è ficcato. E sta pigliando solo legnate. Proprio lo stomaco, boom, una dietro l'altra. Ma mo ti do una mina che l'ultima volta. Una mina. Vabbè, getta la spugna, Manuel, per favore. Da uomo te lo dico. Sei indifendibile. Getta la spugna. Ti sta arando. Chiedi scusa, basta. Chiedi scusa e boh, digli, sono stato un coglione. Hai ragione, molliamoci. Io l'ho capito, ma anche per il bene tuo. Perché non voglio fare la festa. Ascolta, non voglio fare la settima. Se dice al bene mio ci penso io volo, ve lo dico. Dillo, Francesca, per favore, dillo. Sono arrivato a una conclusione che dico. Ma ascoltami. È meglio così allora, per me allora, e soprattutto per lei. Ma metti a prendersi comunque i meriti. Cioè, lei senza
No, va benissimo quello che ha detto lui, ma non è che il merito è suo. Esatto. No. Cioè, non c'è nessun merito. Lui vuole credica. Grazie. Bravo, grazie. Sì, vuole essere anche ringraziato perché l'ha capito. Esatto. Grazie che alla fine mi hai lasciato. A livello sì. Ha rinnegato i 2 anni e mezzo perché non puoi rinnegare i 2 anni e mezzo perché la io e te, noi, te lo ricordo sempre, sarà sempre qua nel mio cuore. Beh, è lì, è nel suo cuore. Cacca, spazio per 6, c'è per 6 persone. Cioè lei, beh, sì, altre 5. Sì. Se avevo un problema, 14 giorni qua mi sarei portato qualcuno. E non ho portato nessuno. Bravo! 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 Ma io vogliamo fare questi complimenti, oh! Ma risentita! Ma mi fai risentire la voce che trema, ti prego, perché è stato bravissimo lui qui. Se avevo un problema, 14 giorni qua mi sarei portato qualcuno. E non ho portato nessuno. Sì, bravo! Cioè, ma donne, ma l'avete sentita l'interpretazione? Non mi sembra nessuna. Cioè, questo è coinvolgente. Lui sta male. Non caricatelo di infamia. Lui sta male, donne. È arrivato l'arrotino. Cioè, questo sta male davvero. Pure il pinnetto che ho visto, le cose che faceva il quad, che sai che il quad siamo stati noi insieme, me l'hai fatto appunto. Ma di tutto. Ma io cosa del quad? A lui dà proprio fastidio, ma allucinante. Gli è rimasta qua. E gli è rimasta nel quad. Se l'è legata proprio al dito. Gli è rimasta nel quad. E ad oggi sicuramente l'avrò persa definitivamente. Però fra 3-4 mesi, 5 mesi mi ringrazierai e mi... Vabbè, è un fenomeno, raga. È il narcisismo. Ma più totale, veramente. Non mi ringrazierai. Non a livello estremo. Continua a essere convinto che sia lui a lasciare sì, lei. Sì, 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 sì. Mi vuoi continuare a mancare di rispetto anche adesso? No, parla, io sto parlando. Parlami, scusami. Non vuole sentirsi dire ulteriormente che ha sbagliato, che è una persona di me, perché lui... Ma come l'ho fermata? Oh? Madonna. Cioè lui lo sa e che non vuole sentirselo dire, non se lo vuole sentire, lui vuole dire: sono io che dico che sono uno stronzo, ma tu non me lo puoi dire. Lui quello, lui sta patendo quello. Mamma mia Francesca, mamma mia che bravo ragazzi, che bravo. Abbiamo anche un contributo da casa. Qui dentro ho capito, ok, sono contenta che tu hai capito, ma ho capito anch'io. Ti posso dire? Sono contento se hai capito. Tutti sono contenti che tutti hanno capito. Sì, sono contento che hai capito, ma comunque tra 4 mesi mi ringrazierai. Io non credo che... Cioè, proprio non ti vorrei mai perdere come persona nella mia vita. Ma no, perché? Però ti posso dire... Cioè, forse non era il tuo momento. Che lacrime tira fuori. Raga, fenomeno. No, fermi, perché questo ce lo dobbiamo godere. Comunque un attore migliore di Alessandra, detta Ale. Ma fidati che questo dispiacere passa. Questa rabbia passerà. E tra 4 mesi mi ringrazierai. E quella parte del cuore che tu mi hai aperto. Sì. Mi hai fatto capire veramente che significa stare in una relazione. Veramente che significa. Sta singhiozzando. Luca, ma non mi far perdere questi momenti. Ma guarda che bravissimo. No, lo so, per carità. Fate una fiction a questo. A livello attoriale nulla da dire, cioè. Me lo puoi rimandare, me lo sto godendo, per favore. È bravo, ragazzi. Veramente che significa stare in una relazione. Veramente che significa. Amare, no? Raga, nella recitazione la cosa più importante sono le pause. È meglio che ti fai 3-4 anni da solo a divertirti e poi quando tu avrai voglia e piacere di trovare una persona. Diglielo anche alla tipa di Daniele che deve fare per forza un figlio perché l'orologio biologico le ha detto che domani deve diventare madre, però. Francesca, decidi di tornare a casa sola o con Manuel? Con Manuel. Con Manuel perché ha capito i suoi errori. Sola. Giusto. Falò perfetto di Francesca. Oh, basta, cioè non è questo l'amore, non è questo quello che voglio. Brava Francesca. Brava Francesca. Phil, io ho deciso di tornare solo. Di nuovo, io ho deciso. Ma non ho dovuto sottolineare che io ho deciso. Per il bene suo. Lei sta per voleva dire, ma meno male che l'hai fatto tu. Ma tu pensa al tuo di bene, perché a me io sono arrivata al punto dove se tu mi dovessi cercare io non ti rispondo. Comunque abbiamo solo una speranza, che lui non abbia la febbre per i prossimi 4 mesi. Ti posso abbracciare? Fa come ti pare. Ora lei lo schifo. Basta. Ma che bel momento però. Ma fallo andare via, non vedi che vuole andare via. Basta, vuole andare a casa. Cioè io so che veramente potrei spiccare ancora di più il volo. Cioè mi sento così in questo momento. Comunque lui dice le stesse frasi 70 sì, volte. Sì. Lui. Questa cosa l'ha detto 1000 volte. Perché lei? Si vede che sei tu, non è che sei finto. Tu sei questo. Ma che cazzo sei tu? Quindi sei cambiato, ma perché sei stato costretto a cambiare? Ma che ne sei tu? Lui si è adattato, mi sono adattata io, sore, non lui. Si è sacrificato, si è trasferita.
Sei inglese tu? Lo teniamo per noi. Guarda sta cosa. Vabbè, Lange. Guarda sta cosa. Scherzo del tubo delle Pringles adesso. Vedrai. Mi gira la pagina. Lei gli ha scritto Scamangas Dangasghera. Io non ho bisogno di cancellare. Ma cosa stanno facendo? Non lo so. Le materne di Obon. Sembrano le palle di un cazzo. Sì, sì. Mamma mia. Questo è l'ostacolo. Cosa? Il mare? Come si fa con gli ostacoli? Ci facciamo male. In due, no? Ma madonna. Concedimelo. Concettuale. Concedimelo. Troppo concedimelo. Sì. Eh sì. Era tanto che non stavo così bene. Poi con questa intonazione detto era da tanto che non stavo così bene. Magari era un po' costipato. Ma che cazzo passava questo con me? Io non lo capisco veramente. Io mi chiedo cosa ci faceva lei con lui. In generale cosa ci facevano assieme. Facciamoci come gli eschimesi, le sta dicendo. Ma cosa sta... Era un segnale. Dai, occhio! Occhio! No, ma è Mikado, è Mikado. No, non è il Mikado quello. Oddio, che vomito, mamma mia, che nausea, ragazzi. Sì, perché comunque ricordiamo che tu ti sei sacrificato. Esatto. Pensa noi che ci stiamo sacrificando a vedere quelle scarpe di merda. Più grave è lui, cioè proprio vedo una cosa troppo sentimentale. Effettivamente... lui è fidanzato. Lui è fidanzato. Beh, lui è fidanzato. Cioè, non con Perla. Non con Perla, sì, sì. Canzone. Madonna, raga, ma perché comunque... dovete delle colonne sonore della Madonna. Matt in saltelli aggraziati. Rende più onore alla colonna sonora Matt ballando così, sì, che loro, sì, comunque. Sì, guarda. Sì. Elegante. Sì, sì. Matteo Bolle proprio, sì. Guardalo. In pentola. Non lo so, non lo so, amore, non lo so. Ma io non so perché lei non è contenta. Lei dovrebbe essere contenta. Ma io non capisco. Calcolando che lei ha rovinato tutta la vita, è stata... si è trasferita e non voleva trasferirsi. E si è sacrificata. Ma dovrebbe festeggiare adesso, dire, boh, ho trovato un'altra, basta, ci lasciamo. Non so, non so. Che perché soffre? Ma che ne sa questa? Tu ti sei adattato. Non sta per dire che si è adattata lei, vero? Che me ne vado? No. Io sono io che mi sono adattata. Eccola! Vedete? Giù, 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 giù. Mamma mia. Spazzacami. Allegro e felice, pensieri non ho. È a rischio che ti addormentavi su una macchina perché tornavi alle 11 dopo 12 ore di lavoro. E l'unica che si è fatto il culo così sono io. Credo che abbia un attimo. No, qua si è incazzata. Qua è uscita. Quasi però l'ho visto, l'ho sentito molto reale. Sì, stavolta l'ho sentito reale. Dico le cose negative di te, metto in mezzo anche le cose positive. No, io cose positive di Mirko. Ma non ho mai lei. Cioè, non do torto a Perla, perché alla fine è una storia finita per colpa di entrambi. Sì, posso dire che sono arrivato al punto dove tutti e due mi hanno rotto un po' il cazzo. Ma certo, cioè, io non è che mi schiero dalla parte di Mirko. Però è anche da dire che lei non ha mai detto nulla di positivo. Però appunto, quando viene a dire, io ho detto anche le cose positive di Mirko. Qua dentro io non le ricordo per niente. No. Fai vedere la foto mentre la gente lavora, cosa fa ste? Guarda! Guardate! Noi siamo qui a lavorare. Guarda lei che si diverte. Ah, ma a me sta bene tutto. Ma a me non manca niente. A te ti pare una persona che non gli manca niente. E su questo non ha torto. Amo, da così a così, ma non perché quella è brutta, ma proprio il modo di essere. Se le cose non le guardavi, vai in discoteca, mamma mia, no, che schifo. Vabbè, ma che schifo lo dice davanti a te. Ma è ovvio. Ma io quelle lì non le guardo mai. Poi in realtà quando non ce le guardi lo stesso. Ma si sa, è una tattica maschile, dai, su. Chiedi il falò e vattene. Perché non lo chiedi? Perché non c'è le palle. Io lo sai perché non lo chiedo il falò. Perché c'ho più palle di lui. Ah, lui non lo chiede e non ha palle. Lei non lo chiede e ha più palle. Perché ha più palle. Ma che cazzo vuol dire? Che adesso in 10 giorni lui possa provare qualcosa per questa. Come cazzo possibile? Ma fate essere così finta anche in una storia. Pazzesco, no, anche in una frase nulla. Così è stata veramente, cioè, glaciale proprio. E state bene attenti, perché stiamo per assistere ad un'escalation di eventi accaduti È un'escalation di eventi qui. State bene attenti. Ha cambiato parola. Braccino, cucchiaio? Sì. E vi anticipo già che è quello che stiamo per quello che stiamo per assistere, no? Quello cui stiamo per assistere. Non lo sapremo mai. Cosa che stiamo? Infatti, guarda giù. Ora però... Però Matt, non abusare di questa cosa della stampante, guarda. Questo è il tuo letto. Questo è proprio l'appoggino. Questo è proprio l'appoggino? Ma in che senso? Cioè, gli ha fatto una mossa, ha detto questo è proprio l'appoggino o c'è proprio un appoggino? Dai, beh, però spogliatemi, la posso stare qua. Eh? Proprio una merda. Ah. Proprio una minchia, secondo me. Ma... Dai, mettiti una maglia panna. Metti una maglia panna! Ma secondo me panna è meglio, non ce l'hai. Ero ti coglione. Con sta panna. Stai calma, tigre. Stai calma, tigre. Ma che cazzo?
Birimbao, guardala. Vabbè, però non ti agitare. Posso dirvelo? Sì. Siccome lei si sta sacrificando. Non vuole esagerare, dici? Non esageriamo. Minchia, Igor è ciucco dalla prima Mamma puntata. Mamma mia. Bestia proprio. Non mi devo mai pentire di quello che so. Zero. Ma cos'è, un mantra? Non sta parlando a se stesso. È un ghinghiringhio di... Sta parlando a se stesso. Si sta autoconvincendo. Sì, vabbè, ma lui tasta un botto comunque. Beh, raga, allora ascoltate, queste scene se le vedi in discoteca dopo un minuto sto limone. Posso dire una cosa? Che meno. Io credo che lei sia attirata dalla sua maglietta panna. Si sta esprimendo, raga, si sta esprimendo. Igor comunque come tentatore tocca un botto, eh. Vabbè, dai, raga, cioè, li sta strofinando la bestia. Sì, sì, sì. Si può dire che li sta strofinando la bestia. Sì, ma è anche da un quarto d'ora che lo stava, cioè... Ma che bravi tutti e due! Ma che ginocchia! Mi servono a ricordare che sta roba mia. Cinque anni della mia vita, che cosa ho fatto? Ti sei sacrificato! Qua tutti si sono sacrificati! Eh? Oh! Che mi ci ha portato lei qua, eh. Mi ci ha portato per far vedere che io era apatico. Beh, ricordiamoci che tutto all'inizio era questo, no? Beh, però, comunque vi ricordate quando nella scorsa puntata mi avete caricato di infamia quando ho detto che Perla, quello di cui parlava l'altra volta, era proprio il sesso, le manca il sesso. È quello, raga, è quello. No, nel senso che non si sente apprezzata sessualmente e fisicamente. Si vede lontano un miglio. Anche Perla viene chiamata nel pinnetto per vedere nuove immagini. Ma colpi di pinnetto, sti Mamma due, Mamma mia. Mi sa che non erano colpi di pinnetto no. Quelli di prima. Però, scusa, sto un secondo, ma stavo leggendo un attimo della chat. Ma, raga, ma non ho capito una cosa, però. Quando dite... Mirko, smettila che anche tu sei finto. Ma non capisco come si possa dare in questa situazione ragione a uno dei due. Ma non perché sto dalla parte di Mirko, ma non riesco a capire come si possa dire... Che finto che sei Mirko. Come se si dovesse prendere le parti di Perla quando si sta comportando così. Raga, ma cosa state guardando? Cioè, a me sembrano uguali, tra virgolette. Sì, come... Forse, ecco, diciamo che quelli di Mirko sono un po' più infantili, quelli di Perla sono un po' più espliciti. Io credo che tutte le persone hanno bisogno di te nella loro vita perché sei veramente pieno. Io sono pieno! Che mi avete rotto il cazzo! Mi fa venire a piangere così, però. Piange. Tu fai proprio bene al cuore, tu fai bene al cuore. È una cardiospirina lui. Vai, va, va. Sto pianto, non l'ho capito. Non lo so, probabilmente c'è troppo cloro nell'acqua. Ma siccome anche... Squallido. Squallido. Zuzzusa. Il fatto che io sto uscendo con un'altra persona, no. E tu la vedi agli occhi mi... Si aspetta che sbagli te. Lui... Ma già, cioè, beh, voglio dire, ha strusciato per un intero party il culo sul piso dell'altro, cioè voglio dire. Non è possibile che tu stai sminuendo il nostro rapporto. Ma dov'è che l'ha sminuito? Ma infatti, ma io... Ma lo sta facendo lei dalla prima puntata. Cioè, con tutto quello che sta sbagliando anche Mirko, i comportamenti. Ma lei è appena entrata, subito. Ma dov'è che lui ha sminuito il loro rapporto? Lui, cioè, si è innamorato di un'altra. Io ho preso la mia vita e ho fatto così. Questo ho fatto. I 4 anni sono 4 anni di sacrificio. Ma ero adesso adesso qualcuno gli deve dire che la deve piantare. Ma mi ha rotto il cazzo. Vabbè, allora si fa tutto per sacrificio, non era amore, dai, non rompere, esatto. Questo cazzo di sacrificio, cioè, mamma mia. Pesantissimo, lei, che pesantissimo. 5 Madonna. Puntate di sacrifici, mamma, no, che cazzo di puntate? Sì, 5. Ti ho detto tutto, un comfort pari a 0. Aspettiamo cosa? Aspettiamo! Ma tornatene a casa, a Napoli, a Salerno, dove cazzo stai? Torna, torna! Senza te un po' se stavo che tu torna.